sarai. Tu, 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 ascolta, ogni volta che chiamo vieni, rendi ogni giorno più bello. Andare? Mi credi se ti dico che ho preso una via panoramica per andare in salotto? No, che non ti credo, però è esattamente lì che stai andando, ragazzina. Ah, ti prego, mamma, io voglio giocare! E invece andrai a suonare il piano. Come pretendi di imparare se non ti eserciti mai? Mi rispondi? Se ci tieni a sapere la verità, io avrei preferito non impararlo affatto! Beh, ora non perdere altro tempo, Lulu. Forza, rientra in casa! E comincia i tuoi esercizi. Dai, so che puoi farcela, devi solo deciderlo dentro di te, è tutto qui. Non smettere di provare, ti sto ascoltando. Cosa ti dicevo, Lulu? Stai già migliorando? Dove saranno tutti i miei amici? Ah, ah già! Toby deve essere a casa! Toby, sono io, apri! Oh, ciao, Lulu! Mi spiace, ma Toby non c'è. È andato a lezione di musica. A lezione di musica? Toby, che succede? Hai sentito quel terrificante stridore? Sì, l'ho sentito. Lo producevo io. Capisci? Adesso mi tocca andare a lezione di violino. Oh no, vuoi dire che l'aggressione acustica di poco fa in realtà avrebbe dovuto essere un brano di musica per violino? Ahimè sì, e quel che è peggio è che oggi mi è riuscito molto meglio del solito. Mia madre si è messa in testa che devo imparare la musica, ma te l'immagini? Temo che avrai qualche problema ad accontentarla. Ho compassione del tuo violino. Piantala! L'ultima cosa di cui ho bisogno sono le tue battute. D'accordo, Toby, scusa, scherzavo. Oh, davvero? Beh, lascia perdere, non è aria, ciao. Non ci mancava che questa, incontrare Pierre. Oh, se solo potessi trovare il modo di disfarmi. Già, posso dire che qualcuno me l'ha rubato mentre tornavo a casa. Certo, ottima idea. Ma ha dei poteri magici questo coso? Beh, sarà meglio che lo butti nel mare. Ha il potere di una maledizione su di me. Mi dispiace, violino, ma addio per sempre. Ma come ha fatto a ritornare quassù? È un fenomeno del tutto incomprensibile. Se lo scopre mia madre mi ammazza, ma non lo sopporto più. Odio questo violino con tutto il cuore. È la risposta alle mie preghiere.
Addio! Attenzione! Ehi, tu! Vuoi togliere quel coso davanti al mio rullo? Accidenti, questo spiega tutto! Non potete pensare ai fatti vostri, eh? Perché te la prendi tanto, ragazzo? Non va bene! Perché è tutto il giorno che mi danno fastidio! Ma se non avessi sentito il loro avvertimento, avrei schiacciato il tuo strumento! Eh già, sarebbe stato un vero peccato! Ehi, lo vedete? Vi presento il nuovo campione mondiale di violino, il famoso Toby! Ehi, basta! Non avete niente di meglio da fare, brutti buffoni! Ah, da morire da ridere, Toby e il suo violino! Ma cosa c'è da ridere, brutta testa di rapa? Bravo, continua così! Diventerai il miglior violinista del mondo! Adesso basta, la mia sopportazione ormai è giunta al limite! Toby! Che ti prende? Sto tentando di sbarazzarmi di questo violino, però non ci sono ancora riuscito! Ah, mi piacerebbe suonare il violino! Me lo fai vedere? Se vuoi te lo regalo, vedi, è stata tutta un'idea di mia madre! Mia madre invece vuole che suoni il piano, perché anche lei lo suona, ma io preferirei suonare il violino, è proprio strana la vita! Beh, allora suonalo, portatelo a casa, io racconterò a mia madre che me l'hanno rubato! Parli sul serio? E secondo te ci crederà? Vale la pena di provarci, prendilo, tieni! Ehi, non vorrei suonarlo ora, spero! Ma certo, perché no? Le mie povere orecchie! Sono come San Tommaso, sempre incredulo! Toby ti ha detto che è la prima volta che suono il violino! E va bene, non rifarlo, ok? Che c'è? Non sai apprezzare la buona musica quando la senti? Penso di sì, solo che finora non ne ho sentita! Ritira quello che hai detto! D'accordo, d'accordo! Mi è venuta un'idea, perché non vieni a casa mia ad allietarci suonando il violino proprio come hai fatto un attimo fa? Ma guarda un po', allora ammetti che sono brava! Bene, bene! Ok, verrò! Da quello che ho capito di questo strumento, più ci si esercita e più si migliora! Mamma! Toby, sono andata a fare spese, non preoccuparti, tornerò presto, tanti baci, mamma! Speravo fossi in casa, così ti avrebbe sentito suonare! Non c'è problema, intanto farò esercizio! No, no, no. Oh, santo cielo, no, no. Devo fare qualcosa prima che mi scoppi la testa. Oh, che supplizio, aiuto. Brava, devo dire che stai facendo dei passi da gigante. Per favore, Toby, così mi distrai! Sono imperdonabile, scusami tanto, andrò di fuori. Continua ad esercitarti. Ah, a volte ho delle idee proprio geniali. Non vedo l'ora che torni mia madre, già. Certo che non è divertente suonare senza un pubblico. Già. Beh, oggi Lulu sta suonando così bene che mi sembra quasi impossibile. Lulu? Lulu? Sono impazzita! Mamma crede che io stia suonando il piano! Beh, chi era al telefono? Ehi, ma che storia è questa? Bricconcella che non è altro, ma quando tornerà a casa peggio per lei, mi sentirà? Sono Lulu, senti come suona il violino!
Lulu non aveva nulla di umano. Dobbiamo salvarla. Sì, andiamo a cercarla. Ehi, dove andate voi due così di fretta? Lulu è in gravissimo pericolo. Un mostro spaziale la sta divorando. Ma dai, l'ho appena lasciata a casa mia. Aspettate, aspettate un momento. Credo di sapere che cosa è successo, sì. Vi ha telefonato e doveva torturare qualcuno, vero? Torturare? Ma che stai dicendo? Ciao ragazzi, beh, cosa succede? È quello che vorrei sapere anch'io, Pierre. Poco fa ci ha telefonato Lulu, ma è stata interrotta da un mostro dello spazio. No, era solo un violino. La realtà pure è semplice, è che Lulu sta maltrattando un violino a casa mia. Non riesco a immaginare come uno strumento dolce come il violino possa essere scambiato per un mostro spaziale. Ma quella non poteva essere musica. Era troppo orripilante. Laggiù c'è un poliziotto! Ehi, per favore, agente, mi scusi! Ho bisogno del suo aiuto! Può essere successo qualcosa di atroce a una mia amica! Vediamo se ho capito bene. Una tua amica è in pericolo. Sì, mi segua! Su, andiamo! Dai, Toby! Allora non avete capito? Non sta succedendo niente di grave! Adesso voi restate qui, va bene? Vi sto dicendo che è soltanto un violino! Ehi, sei matto? Oh, quante volte devo ripetervelo, eh? Nessun violino può emettere un suono così straziante! No, aspetti! Ho fatto tutto quello che potevo! Che c'è? Ho lasciato la bicicletta in divieto di sosta, agente! Avevi ragione, Toby. Era solo Lulu che stava suonando il violino. Beh, se io fossi in voi andrei subito a procurarmi qualcosa con cui tapparmi le orecchie. Allora, all'improvviso vi siete tutti trasformati in critici musicali? Sul serio, Lulu, io e Anita ti credevamo in gravissimo pericolo. Non sai che spavento! Ma fra un mostro e un violino c'è una bella differenza! Probabilmente è molto difficile stabilirla sentendoli al telefono. Non essere così sarcastico, Toby! Lo trovo molto bello che tu voglia imparare! Beh, in tal caso farò un bis per voi! Ma cosa gli ha preso quei due? Ora lo saprai! Sta tornando mia madre! A me il violino! Prendimi il mio strumento! Toby, smettila di fare lo sciocco! Ma io stavo suonando il violino, non dirle che finora eri tu a suonarlo. Credevo che fossi contenta. Proprio così, e voglio che continui a farlo giorno e notte finché non migliorerai. Ma mamma! Niente ma! Bisogna pensare ai nostri poveri vicini. Basta così, non voglio discussioni. Suonare il violino può dare grandi soddisfazioni, Toby. Te lo dimostrerò. Grazie. Visto, Toby, voglio che ti eserciti fino ad essere bravo come lui. Come? Oh no! Fuori! Siete proprio dei begli amici voi due. Via, non vi voglio più vedere. Non prendertela, la musica può essere meravigliosa. In questo non c'è niente di meraviglioso. Considerati espulso dal club. Per favore, Toby, cerca di essere più ragionevole. È inutile discuterne, Lulu. Ora andrò a prendere la chiave del club per restituirla. Addio. Aspetta, Pierre, torna qui. Adesso sarai contento. Sarò contento quando ti avrò dato questo. Come? Posso tenermi il violino? Lasciami pensare, ma sì, anche perché non voglio rivederlo mai più. Toby, sei impazzito. Sinceramente mi dispiace.
dispiace di non far più parte del club. Che cosa tieni in mano, Pier? Su, forza! Avanti, rispondimi. Io e Toby abbiamo litigato. Vado a ridargli la chiave del club. Ah, ed è quella la chiave? Sì, non ha alcun senso che me la tenga. Visto che non sono più socio del club, non ne avrò più nessun bisogno, ti pare? Sentito, ragazzi? Beh, ti risparmierò il fastidio. No! Ridatemi la manigoldi! Qualcuno mi aiuti! Mi hanno derubato! Dov'è Toby? È tornato a casa, perché? Una cosa terribile! Gli stavo riportando la chiave del club, ma la banda dell'Ovest me l'ha rubata! Che mascalzonata! Ma ora dovranno vedersela con me! Oh. Ehi, ma non puoi affrontarli da sola, aspetta! Non ho voglia di farlo, ma dovrò riferirlo a Toby! Se tutto andrà secondo il mio piano, rientrerò in possesso della chiave in pochi istanti! Toby! 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 Pier, se non sbaglio mi risulta che avevamo litigato! È una cosa importante, Toby, è meglio che mi ascolti! Che? Hai permesso a quelli della banda dell'Ovest di rubarti la chiave del club? Bisogna prendere delle misure drastiche! Andiamo! Ehi, ragazzi, aprite! No, non è uno di loro. Dalla voce sembrerebbe Lulu. Ora vado a vedere cosa vuole. Beh, che cosa vuoi? Voglio entrare! Cosa faccio? Apro? Non lo so. Potrebbe trattarsi di un trucco. Che intenzioni hai, Lulu? Voglio solo che mi ascoltiate. Beh, che cosa devo fare, capo? Che può farci da sola? Va bene, lasciamola entrare. Non abbiamo nulla da temere. Su, apri la porta. Sono venuta ad allietarvi con un po' di musica. Lascia perdere queste stupidaggini, Mary Poppins. Adesso voglio leggerti una cosa. Darò lettura al nuovo regolamento del nostro club, che diventerà operativo a partire da ora. Non si accettano membri di sesso femminile all'interno di questo club. Aspettate di sentirmi suonare prima di saltare alle conclusioni. Eh? Sei proprio convinta di suonarlo bene? Almeno speriamo che non farai crollare il club. Va bene, sentiremo come suoni il violino e dopo decideremo se accettarti o meno. Sì, d'accordo, affare fatto, ma voglio essere vicepresidente. Cosa? Vicepresidente? L'ho detto ben chiaro e voi non siete sordi. Ah, devi essere molto sicura del tuo talento. Va bene, facci un po' sentire, dai. Ma certo, mi conosco. Vicepresidente! Ah, mi dispiace, ma non basta più. Nel frattempo ho cambiato idea, cari miei. Ora voglio essere presidente. Avete sentito? Sta succedendo qualcosa di orribile. Sembra lo stesso tremendo mostro che ha attaccato Lulu. Non era un mostro, non te lo ricordi? Ma è Lulu che suona il mio violino, che traditrice! Sta dilettando il nemico! Ma come puoi definirlo dilettare questo? Certo che non lo è, ma a quegli idioti può darsi che piaccia! Basta! Basta! Sei stata grande. Non li avevo mai visti battersela così velocemente. Devo ammettere che sei un vero genio, Lulu. Ah, beh, non importa. Se uno è bravo o no, serve sempre a qualcosa in questo mondo di matti. Siamo in debito con te. Parlo a nome di tutti quanti quando dico che faremo qualsiasi cosa per te. Che bello, grazie, Toby. Allora potresti essere il mio pubblico, no? Il tuo pubblico? Ma io... E pensare che prima mi piaceva tanto il violino. Già, se continuo a suonare va a finire che perdo il senso dell'udito per sempre. Sapete se accettano anche i bambini nella legione straniera? Oh, ma brava, anche tu ti cimenti col violino. Ah, è una bella cosa che anche tu voglia impararlo. Suona. Grazie.
cielo! Perché hai portato un violino in casa nostra? Io? Ma sei stata tua! I miei nervi non sopportano questi rumori stridenti! Devi promettermi di non toccare più quello strumento! Ma io non l'ho mai voluto toccare! Oh! Tommy, che ti succede? Ti senti male? Tommy, per favore! Ciao! Ahimè, quando arriverò a casa passerò un brutto quarto d'ora. Non è possibile che mamma non si sia accorta che il piano era in televisione. Beh, speriamo che non sia troppo arrabbiata perché non mi ha trovato in casa. E per quel mio trucco per non suonare, oh? Ah, non è possibile! Come mai sto sentendo il piano? Finalmente, si può sapere dove eri finita? Ero qua fuori in giro, ma ho capito una cosa molto importante. Anch'io, che ti stavo obbligando a suonare il piano perché a me piace tanto. Ma se a te non piace, non devi suonarlo. Che bello, grazie mamma. Adesso vado a farti la spesa, eh? Vado e poi torno e poi mi farai sentire qualcosa. Oh, aspetta, la lista non è completa. Beh, pazienza. Giocare con...